di Cortona, nel cuore della Val di Chiana. Raccontaci qualcosa in più in merito a questa chiesa, che è davvero bellissima e anche poco conosciuta forse. Allora sì, è una chiesa da valorizzare sempre, però è una chiesa molto importante. Pensate che è stata dichiarata monumento nazionale già nel 1907, quindi è riconosciuta sicuramente come una delle chiese più importanti del territorio. E anche una delle chiese più antiche, perché devi immaginare che qui siamo in uno dei luoghi legato proprio alla nostra storia. Siamo in un luogo legato al periodo etrusco e al periodo romano. Non a caso, infatti, visto un nome lunghissimo, no? San Michele Arcangelo a Metelliano. Quindi partiamo da Metelliano. Metelliano la lega a un'antica gens, appunto, in Metellia, quindi una gens romana. Quindi già questo ti sposta molto indietro nel tempo. Ma per andare ancora più indietro nel tempo dobbiamo pensare a un antico tempio. Qui c'era un tempio dedicato al dio Bacco, il dio della natura, il dio di tutti quelli che erano i succhi dolci, no? Quindi frutti dolci, e poi soprattutto il dio del vino. Quindi pensate, insomma, a un tuffo nel passato. Un luogo che poi dopo ha visto invece costruire sopra questo antico tempio una prima chiesa, probabilmente una chiesa ariana. E poi arrivano i Longobardi. Come spesso avviene nella nostra zona, i Longobardi edificano nuove chiese ed ecco perché si inizia a parlare di San Michele Arcangelo. I Longobardi sono per eccellenza le figure che si legano a questo santo, perché erano guerrieri e quindi in quanto guerrieri vedono nel San Michele, questo angelo guerriero, una figura di riferimento. Arrivano in questa terra e hanno bisogno di una chiesa più grande, ecco che quindi decideranno di modificarla e ristrutturarla, una chiesa che poi verrà nuovamente ingrandita. E qui dobbiamo agganciarci a un'altra abbazia importante del territorio, che è Farneta. Infatti nel 1014 questa terra, questa zona passa sotto l'abbazia di Farneta e saranno i monaci a volere quindi una nuova chiesa e chiameranno Maginardo d'Arezzo. Maginardo è una figura importantissima come architetto. Quando andate ad Arezzo vi parleranno dell'antico Duomo, oggi purtroppo scomparso, è stato distrutto da Cosimo dei Medici, che però aveva costruito questa chiesa importante in stile bizantino, quindi era andato a studiare proprio le chiese antiche anche di Ravenna. E su questo stile poi interverrà anche in questa nuova chiesa. Quindi una chiesa che unisce il periodo romanico al periodo bizantino. Infatti è una chiesa che ha una stratificazione di elementi veramente molto molto importanti. Quindi la parte davanti di questa chiesa è importantissima, così come l'interno, però ci sono anche delle caratteristiche fondamentali nella parte retrostante, quindi per quanto riguarda gli absidi. Sì, assolutamente. Quando ci si trova di fronte a chiese di questo periodo, le absidi sono sempre importanti. Dietro si vedono appunto tre absidi e soprattutto si vedono queste decorazioni, no? Pensili, che sono proprio tipiche dell'arte bizantina, quindi una forma di decorativismo che ci manda ovviamente al periodo bizantino come tipo di decorazione. A questo punto non ci resta che entrare. Assolutamente. Sono queste, Silvia? Allora, questi sono i frammenti che sono stati ritrovati, pensa, nel restauro degli anni 60 sotto la pavimentazione e che ci documentano un po' i passaggi storici di cui abbiamo parlato, quindi sono rimandi sicuramente, diciamo, alle parti più antiche della chiesa, la chiesa paleocristiana e vari periodi anche, diciamo, successivi. Quindi troviamo varie caratteristiche che un po' ci documentano quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Una chiesa, come puoi vedere, ha tre absidi, simbolo trinitario. Siamo di fronte a una chiesa romanica, ecco questi forti pilastri che vediamo, sono poi i pilastri della chiesa, no? Sono una simbologia importante per il mondo della chiesa. Però c'è un elemento che è completamente diverso, che sono i capitelli. Vedete i capitelli che sono come delle piramidi rigirate, con la parte più stretta nella parte bassa, che ci rimandano invece al periodo bizantino. Quindi pensiamo a questo architetto che studia proprio le chiese di Ravenna, quindi studia il periodo bizantino e fa un po' questo mix architettonico che rende questo edificio davvero fantastico, davvero elegantissimo.
prima ci hai accennato a come questa chiesa di Metelliano sia collegata all'abbazia di Farneta. Quindi noi a questo punto vogliamo andare anche all'abbazia di Farneta. Conosci qualcuno che ce ne potrebbe parlare? Sì, con piacere. Io chiamerei Elena perché appunto ha studiato con grande attenzione questa abbazia, che è uno dei luoghi anche questi tra i più belli del territorio. E quindi direi che chiamiamo lei e che ci facciamo raggiungere a Farneta. Ottimo, allora non ci resta che andare. Continuiamo il nostro percorso. Siamo dentro la chiesa di Farneta, l'abbazia. Io ti volevo presentare Elena, la mia collega. Vi lascio assolutamente in ottime mani per poter, insomma, visitare questo luogo magnifico. Ci troviamo a 15 km da Cortona verso appunto dell'autostrada, siamo nella Val di Chiana e questo luogo, abbazia di Santa Maria Assunta, si trova nella collina di 350 metri sul livello del mare. Quando uno arriva vede una semplice chiesa, perché effettivamente è rimasto poco dal suo splendore. Unica parte autentica, originale, la cripta. Per adesso possiamo ammirare veramente maestosità dei muri costruiti da benedettini, perché l'abbazia è stata fondata nell'VIII secolo d.C., perciò conserva di varie epoche e addirittura capitelli di epoca carolingia, perché successivamente è stata ovviamente elaborata. Quello che adesso si presenta due volte meno di quanto era nel X secolo, perché è stata praticamente dimezzata di lunghezza. A sinistra dell'abbazia c'era un grande chiostro e altre strutture che nel 600 già sono passati sotto monaci olivetani e piano piano a decadenza, specialmente nel periodo leopoldino. Quello che colpisce di più è che alla fine la cripta è diventata sepoltura per depistati e quando è stata abbandonata per secoli e secoli, grazie a intervento Don Santa Felice nel 1940 è stata ripulita e rimessa nel suo splendore. Quando hanno incominciato a valorizzare, hanno trovato sepoltura del periodo delle peste, capitelli paleocristiani, quasi preromanica, assolutamente. Scendiamo nella cripta adesso? Sì, assolutamente sì. Meraviglioso. Ah sì, è molto suggestivo. Suggestivo perché è proprio parte più antica e unica che è veramente originaria di questa abbazia, che riusciamo forse a capire quanto era importante e non sappiamo
esattamente in antichità che cosa si conservava, perché non c'è, insomma, adesso abbiamo solo capitelli, le colonne, immagini che quasi pre-romanici. Poi una divinità, Achelo, quello che divinità delle acque. In questa parte centrale, fatta di forme di trifoglio, se guardiamo, come forse la croce, e anche qua ci sono dei capitelli particolarissimi e anche una colonna probabilmente ripresa da qualche villa romana. Allora, quindi abbiamo visitato la cripta e anche questa abbazia con i tre absidi, i due più esterni hanno questa pianta a trifoglio, il centrale ha la pianta a quadrifoglio, è davvero singolare. Sì, perché tante donne arrivano con quadrifogli per ovviamente pregare per la fortuna, c'è questa tradizione, però è molto bello da fuori capire la grandezza e maestosità di questa abbazia, perché qua c'era un chiostro. Tutto questo era lo spazio dedicato al chiostro. La facciata era 14 metri davanti, praticamente arrivava qua, perciò noi guardiamo rifacimento brutale, e c'era la torre campanile della torre, non quello che adesso vediamo, campanile a vela. Ecco. E ovviamente non si capisce se era veramente una navata o più, perché ci sono delle arcate all'interno molto grandi. Allora Elena, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per averci fatto scoprire questo gioiello in Val di Chiana. Grazie a voi. Noi adesso ci spostiamo nel territorio di Foiano, andiamo a Pozzo alla scoperta del Tempio di Santa Vittoria. Silvia! Ciao, ben arrivata! Alle nostre spalle c'è il Tempio di Santa Vittoria, o meglio, il Tempio di Santo Stefano alla Vittoria. Cosa ci puoi raccontare di questo edificio così bello, così imponente e che alle spalle ha una bella storia? Certo, dunque il Tempio di Santo Stefano alla Vittoria fu edificato da Cosimo I de' Medici, duca di Firenze, a prendere ricordo della battaglia di Scanagallo che si svolse in questi luoghi il 2 agosto del 1554. Il tempio è un tempio sacrario dedicato a Santo Stefano, Papa e Martire. Cosimo I volle edificarlo, intitolarlo praticamente a questo Papa, perché il 2 agosto, quindi il giorno della vittoria di Scanagallo, la Chiesa ricordava proprio questo santo Papa. Quindi era un giorno per lui molto fortuito e decise praticamente di intitolarlo appunto a questo Papa. I lavori iniziarono nel 1569 e terminarono nel 1572. Venne scelto questo luogo, chiamato Poggio di Sant'Andrea, perché era il luogo più alto, era quello più in vista. Da qui il tempio poteva essere visto in ampi spazi, dappertutto, quindi venne scelto questo che era proprio il punto più alto. Ci sono delle curiosità
da ricordare. La cupola che voi vedete oggi di piombo, quella risale al 1700, ma in origine non era lastricata con piombo, bensì era lastricata con delle maioliche colorate, rosse, gialle e verde, purtroppo non ci sono più. Sulle davanti c'è l'arme granducale. È presente la corona del Granduca, sotto c'è il simbolo dei Medici, quindi le sepalle dei Medici, e poi abbiamo lo stemma dei Cavalieri di Santo Stefano. Tempio che, come vedete, ha pianta ottagonale. Qui sotto c'era un ossario e si racconta che in epoche passate, addirittura nei campi praticamente dove è stato recenti, passati ma piuttosto recenti, che nei campi praticamente dove si è svolta la battaglia nel 1554, i contadini lavorando hanno ritrovato con il tempo, con il passare degli anni, hanno ritrovato degli scheletri che sembra che siano stati messi qui all'interno. Poi qua sopra l'altare, così vi faccio vedere, ci sono dei resti che sono stati ritrovati durante i lavori di manutenzione del tempio. Questi sono dei resti del rivestimento del tetto originale. Oggi il tetto è in piombo, è lastricato in piombo, ma una volta, come vi ho detto prima, quando praticamente venne realizzato, era rivestito praticamente di queste pietre, erano maioliche colorate. Abbiamo fatto una bella fotografia di questo tempio che è legato alla battaglia di Scannagallo. Certo. E a proposito di questo, io so che c'è Marco che ci sta aspettando, certo, perché ci dovrà parlare più nello specifico della rievocazione storica di questa battaglia che si tiene ogni anno. Ah, Marco, eccoti! Ti stavo cercando. Maria. Battaglia di Scannagallo, 2 agosto 1554, c'è una rievocazione che ripercorre proprio quella giornata fatidica. Certo, per noi pozzesi è una data molto importante, perché siamo orgogliosi che proprio con questa battaglia, proprio qui a Pozzo della Chiana, è nata la Toscana moderna. È nata la Toscana moderna con tutta una serie di vicissitudini, di battaglie, di storia che il nostro territorio è intriso. Quindi già molti decenni fa molti abitanti si dicevano: ma come valorizzare il nostro territorio che è molto bello da un punto di vista storico, culturale, di paesaggio? E perché no, con questa rievocazione della battaglia, come dicevi, del 2 agosto 1554, dove i fiorentini hanno vinto contro la Repubblica Senese, e quindi con le varie annessioni successive di Grosseto, Pisa, eccetera, si è costituita il Granducato di Toscana e la Toscana come regione di cui la conosciamo oggi. In quegli anni lì, parla all'inizio del 2000-2001, è stata costituita questa associazione culturale che, tra i vari scopi dello statuto, c'è quello di rievocare la battaglia di Scannagallo. E noi l'abbiamo fatto per circa 20 anni e lo continueremo a fare finché ne avremo la possibilità, perché effettivamente è una cosa per il nostro territorio molto importante, perché richiama tanti turisti, perché è un fatto anche culturale e sta diventando un appuntamento, diciamo, veramente importante per quanto riguarda la storia, insomma, ecco, del nostro paese. Direi proprio di sì, un appuntamento importante per la storia di questo territorio, ma non solo, di tutta la Toscana. Grazie Marco e grazie anche a Silvia che ci ha accompagnati prima. Adesso il nostro viaggio alla scoperta di luoghi sacri, particolari, più sconosciuti, continua. A presto.
Vicino al centro storico di Foiano c'è la piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie al Porto. Elegante e armoniosa, esternamente la chiesetta si presenta con 5 archi a tutto sesto. La comunità del posto vi è molto affezionata e noi ne siamo andati alla scoperta perché tutt'oggi i fedeli si recano qui a pregare. Leggende del luogo parlano di miracoli e grazie concesse dalla Madonna. Eccoci qua, che bella comitiva! Grazie, grazie. Questa chiesa si chiama, appunto, Chiesa della Madonna delle Grazie del Porto, ma perché del Porto, Marcella? Perché una volta, secondo quello che hanno raccontato i nostri nonni, qui c'era l'acqua, c'era un porto, c'erano le barchette, non un porto di navi, però siccome era tutta una palude e c'erano delle barchette, c'era questa Madonnina, ma era una cappellina piccolina. Poi dopo è stata fatta questa chiesa, ma io quando è stata fatta c'è la scritta. Le due targhe poste fuori dall'edificio ricordano proprio due date, 1664, quando per volere della famiglia Pecci la chiesa venne terminata nella costruzione, e 1923, quando la famiglia Budini-Gattai restaurò l'edificio. La comunità del luogo è molto affezionata. Molto, sì. A questa chiesetta. Tanto. Questa Madonna è anche una Madonna molto... per i paesani devoti ce ne sono parecchi, perché ha anche fatto parecchie grazie. C'è diverse persone che potrebbero confermare quello che dico. Quella è la Madonna delle Grazie. Quella è la Madonna delle Grazie del Porto e il dipinto che vedete è proprio nel muro, difatti ora si sta un po' sciupando, però noi si cerca di mantenerlo meglio possibile. Per quanto riguarda queste grazie che sono state fatte da questa Madonna del Porto? Io gli posso raccontare la mia, ma c'è anche quella di Simone, che difatti la Madonnina c'ha una catenina d'oro che lui gli ha regalato, i suoi genitori gli hanno regalato perché gli ha fatto una grazia. Era un ragazzetto, diciamo, un giovanotto, e aveva qualcosa di brutto, insomma, e poi è stato graziato. Io invece ho avuto nel 2014 questa esplosione del midollo, sono stata operata, però quando sono andata in sala operatoria io avevo questo santino della Madonnina del Porto in mano. Secondo i dottori non ce l'avrei fatta, ecco. Io però sono qui. Per me l'aiuto me l'ha dato questa Madonna, perché se no non era possibile. Quindi nel corso degli anni ci sono state varie testimonianze, sì, di queste grazie. Sì, per me questa è una Madonna, l'ha fatta diversi di miracoli e tuttora ci sta aiutando. È proprio bella questa devozione che c'è nei confronti di questa Madonna del Porto, questa bella comunità, piccola comunità però, piccola, che ci tiene alle, sì, proprie tradizioni e al culto della Madonna delle Grazie del Porto. Io ringrazio Marcella, ringrazio, prego, Anna Maria che ci ha aperto questa chiesetta e grazie ovviamente anche a Sofia. Noi continuiamo nel nostro viaggio.
adesso direzione La Lappola, un'azienda agricola e agriturismo che si trova a Lucignano, perché noi con quattro vallate all'insegna della sostenibilità andiamo anche alla scoperta di quelle realtà del territorio che operano in modo sostenibile. Ma ciao! Ma quando sei arrivata? Qualche minuto fa. Noi abbiamo già guardato questo ambiente bellissimo e poi sei arrivato tu a bordo di quest'auto elettrica. Eh sì, è il mio piccolo furgoncino elettrico che abbiamo deciso di, diciamo, comprare per rispettare un po' più la natura. E in più non l'abbiamo comprato nuovo, ma l'abbiamo comprato anche usato, così è ancora più sostenibile e non abbiamo consumato risorse che già, diciamo, erano già state prese alla nostra cara natura. È giusto, perché noi con queste nostre puntate di Quattro Vallate all'insegna della sostenibilità andiamo proprio alla scoperta, oltre del nostro territorio, dei tanti gioielli che ci nasconde, che magari non conosciamo, anche di aziende sostenibili, e quindi anche La Lappola rientra proprio tra queste aziende per quanto riguarda la Val di Chiana, perché voi siete in questo luogo splendido. Sì, diciamo... Io cerco di far entrare nella sostenibilità la mia azienda. Non è facile. Non è facile perché oggi la sostenibilità non è solo, diciamo, il rispetto della natura, piuttosto che comprare un'auto elettrica, ma è anche un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di approcciarsi con la vita. Ad esempio qui in azienda tante cose risalgono proprio agli albori di questa fattoria, e questo è anche perché oltre che a preservare la storia è anche un modo per riutilizzare oggetti che hanno ancora un uso, che possono essere belli o che comunque possono essere anche veramente utili. Questa è un'azienda agricola, agriturismo, agricamping, quindi chi più ne ha più ne metta, tutto però sostenibile. Sì, nell'azienda, diciamo, ho cercato di riutilizzare tutti i materiali che erano già presenti, di limitare l'acquisto di quelli nuovi, e infatti sarà facile trovare tante mie creazioni piuttosto che tanti oggetti risalenti proprio agli albori di questa fattoria. Vi va di fare un giro però sul nostro bellissimo giardino? Ma direi, andiamo! Perché è una delle parti, diciamo, più importanti della nostra fattoria. Noi abbiamo un giardino molto particolare, possiamo vedere i cipressi che sono diventati tipici, anche se non sono originari, come sappiamo, dell'Italia, ma sono tipici toscani perché ormai li vediamo un po' dappertutto. È vero. Però l'abbiamo arricchito negli anni con tantissime specie di alberi e piante, e infatti è diventato così particolarissimo che tutti i nostri ospiti, diciamo, lo apprezzano nella sua particolarità. E la cosa più importante è che ci dicono che è un angolo di paradiso, e per noi è la cosa più bella che esista. Inoltre, voi non sapete una cosa molto importante: parte dei nostri animali provengono da dei salvataggi. Infatti, se ci vogliamo un po' avvicinare, andiamo. I primi sono qua. Qui ci sono i nostri pesci. Abbiamo riciclato, oltre che le prete che vengono dalla casa, anche abbiamo fatto il laghetto con una vasca. E quindi è proprio un completo riciclo. Loro provengono da un allevamento che ha avuto dei problemi di sovrappopolazione, diciamo così. E erano venute qua in uno stato che non era questo. E qua invece continua la parte, diciamo, più educativa dell'azienda, dove ci sono tutte le nostre... La banda delle galline! Le nostre galline sono proprio qua.
E se ci fate caso, anche alcune delle casette sono fatte, diciamo, con mobili riciclati. Queste tre, infatti, le ho fatte proprio io con i mobili della cucina vecchi. Tu sei la quinta generazione sì. Che abita qui. Che abita qui. Quindi, insomma, bella storia. Infatti questa azienda ormai è nostra da tanto tempo. Ovviamente negli anni ha cambiato nome, e ci sono state tante divisioni, però la casa è sempre rimasta della famiglia. È una cosa molto importante per noi anche preservare la storia, perché queste sono, diciamo, gli agriturismi veri toscani e che alle persone piacciono di più, perché chi viene in Toscana cerca l'autenticità, cerca sì i bei posti, ma cerca anche qualcosa in più, qualcosa che possa raccontare la storia, qualcosa che possa raccontare la sostenibilità e la nostra natura. E per quanto invece riguarda l'azienda agricola, quali sono le coltivazioni? Allora, noi abbiamo diverse coltivazioni, ovviamente abbiamo vari campi in cui facciamo dall'orzo al grano, colture abbastanza semplici che non richiedono acqua, così c'è pochissimi sprechi. E inoltre abbiamo anche un oliveto e un vigneto. In particolare cerchiamo in ogni caso di limitare l'utilizzo di prodotti chimici e fertilizzanti. Abbiamo anche un'altra coltura particolare che è il goji, una bacca, diciamo, da dei poteri, diciamo, per la salute molto particolari, sempre senza l'utilizzo di prodotti chimici. Allora Marco, buona fortuna per questa tua realtà che stai portando avanti con tanto amore, con tanta passione, e grazie per avercela fatta conoscere. Ma grazie a voi che siete venuti e diciamo mi avete dato questa possibilità di far vedere agli altri tutto ciò che io amo. Sindaco. Salve, salve, ben arrivata. Grazie, ben arrivata. Eccoci qua. Io ho percorso uno dei camminamenti della Torre di Marciano come se fossi un soldato del 500. Che emozione. E qui siamo proprio in questo fortino, diciamo, da cui comunque loro vedevano, potevano rifugiarsi qua dentro e comunque vedere, come potete vedere, monitorare la situazione. Si vede proprio in lontananza, si vede tanto in lontananza, ovviamente. Vero. Questo nasce come una rocca militare, o meglio, nasce come un castello medievale nel Medioevo, come rocca, quindi medievale, però poi si trasforma, al contrario degli altri paesi limitrofi, non è abitativo, ma è proprio militare. Questa poi diventa, appunto, nel 500 viene fatta la torre, e nel 500 appunto qui c'erano i soldati e non era più un paese abitativo. E nel 500 ci fu poi nel 1554 ci fu poi la famosa battaglia di Scannagallo, detta di Scannagallo, ma in realtà è la battaglia di Marciano, perché il castello di riferimento è il castello di Marciano. La battaglia venne poi combattuta tra Marciano e Foiano, quindi al Pozzo, dove poi fu eretto appunto il Tempio di Santa Vittoria, perché vinsero i fiorentini. Marciano tra l'altro apparteneva ai fiorentini, e quindi per questa vittoria fu concesso a Marciano, furono dati tre doni dalla famiglia de' Medici, che furono praticamente l'orologio, che è stato apposto all'entrata del paese, di apporre il giglio
fiorentino sullo stemma del comune e permettere poi da lì in poi agli abitanti delle campagne di poter, come dire, costruire adiacente al castello. Ecco, e da lì poi diventa piano piano anche Marciano un paese abitativo, ma appunto più tardi, perché prima era soprattutto una fortezza militare. Di questo ce n'è da immagine non solo la torre, ma come poi vedremo ci stiamo lavorando anche i camminamenti sotterranei, da dove praticamente i soldati entravano, dove c'era un ospedale militare, dove tenevano le derrate ovviamente i militari, e quindi vediamo anche nel famoso quadro fatto dal Vasari a Palazzo Vecchio, che rappresenta la battaglia, in lontananza si vede il paese di Marciano, e quindi il castello di Marciano, dove praticamente entravano i soldati. Ecco, e infatti sotto tutto il centro storico di Marciano della Chiana, sotto la piazza, sotto tutti i vicoli adiacenti, sotto ci sono proprio questi camminamenti. Con delle bellissime volte. Ora noi andremo a intervenire su questi camminamenti che portavano nelle campagne. Prima di salutarci, un'ultima curiosità: ma perché si chiama la battaglia di Scannagallo? La battaglia di Scannagallo perché è stata appunto combattuta in questo luogo che si chiamava proprio Scannagallo. Con l'amministrazione di Foiano ci fa molto piacere condividere questa battaglia, che è stata, diciamo così, da dove è partita la Toscana moderna, perché non è un caso che questo quadro che rappresenta questa battaglia sia proprio nel Salone del Cinquecento, perché lì ci sono proprio tutti i quadri che rappresentano le varie battaglie che i Medici avevano vinto per far sì che la Toscana fosse tutta un regno, un unico regno. Quindi qui c'è stata l'ultima battaglia e da qui è partita la Toscana moderna. Quindi un bell'onore per il territorio. Certo, dobbiamo cercare di farlo conoscere ai nostri ragazzi perché appunto lo possano tramandare. La storia è importante. E quindi... Allora Sindaco, nonostante il forte vento che sta tirando in questo momento, noi proviamo a salire in cima alla torre. Certo. Grazie per questa bella panoramica su questo luogo che merita davvero di essere visitato. Grazie a lei. A presto! Siamo arrivati al termine di questa puntata di Quattro Vallate all'insegna della sostenibilità. Adesso vi lascio in compagnia del dottor Monnanni con il suo contributo di oggi. La riproduzione dei rifiuti è il problema più grosso che deve affrontare la nostra società nel rapporto più o meno corretto che ha con la natura tutti i giorni, quotidiano. Pensate che ognuno di noi fa circa 3 kg di rifiuti al giorno, in Italia siamo 60 milioni, nel mondo si va per i 7 miliardi, vuol dire che ogni giorno c'è una montagna di rifiuti di cui doverci occupare, e essendo rifiuti ovviamente si può intuire facilmente, contengono un po' tutte le sostanze, da quelle pericolose a prodotti anche normali che però non sono più utilizzabili, sicché bisogna agire in qualche modo. E agire nel senso di ridurli. La riduzione dei rifiuti è l'unico argomento valido per poter ridurre questa montagna, che altrimenti finirà per soffocarci. E la riduzione si fa, ovviamente la fanno i cittadini, perché viene chiesto di muoversi singolarmente per leggere grandi numeri. Ogni chilo di rifiuti che risparmiamo noi sono qualche miliardo di chili di rifiuti che si risparmiano nel mondo. Però, quindi il nostro contributo conta, non è vero che non conta, però bisogna anche ovviamente pensare che ci vuole un'organizzazione del sistema, ci vogliono le amministrazioni o le associazioni di amministrazioni, dei consorzi che dettano delle regole nei rifiuti. E un altro argomento molto molto importante sarà quello di sviluppare delle politiche
sul tema, specialmente per quello che riguarda la riduzione in generale di certi prodotti. Noi vedremo che sono stati proibiti, e lo affronteremo anche quando vedremo le plastiche, alcuni prodotti in plastica che possono avere un alter ego, un prodotto uguale in materiale riciclabile. Questo è sicuramente importante. Poi, oltre che ridurlo, passare a delle pratiche di riuso e di riciclo. Lo vedremo cos'è il riuso e vedremo cos'è il riciclo, che sono due percorsi molto interessanti per recuperare valore del rifiuto, perché il rifiuto ha un valore ancora a disposizione che può essere speso e come ultima chance ha un valore energetico nei legami fra gli atomi che lo formano, quindi metterlo in discarica è sicuramente una tragedia per la natura, perché è un posto confinato da cui si ricaveranno sempre male, anzi anche protetto oltretutto per non far più di tanto male, ma invece cercare usi diversi sarà la cosa migliore che potremo fare. In questo avremo delle pillole specifiche che analizzeranno proprio il riuso e il riciclo dei prodotti e come si tratta il prodotto per eccellenza, il rifiuto per eccellenza in termini di, anche di caduta negativa sull'ambiente, che è la plastica.